Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Apriamo con le notizie che riguardano l'intero territorio salernitano da nord a sud, con la rubrica Info Salerno. Siete in Gio di Rosa, la segreteria regionale per la campagna del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, SAPPE. Il consiglio regionale del sindacato ha infatti eletto all'unanimità Tiziana Guacci, dirigente di Polizia Penitenziaria, nuovo segretario regionale SAPPE per la campagna. La provincia di Salerno, con due ordinanze del settore viabilità e trasporti, ha disposto, ai sensi del codice della strada, l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sulle strade provinciali statisticamente più interessate dalle precipitazioni nevose, oltre che da formazione di ghiaccio nel periodo invernale. L'obbligo è già in vigore dal 15 novembre e resterà tale fino al 15 aprile. Riguarda le strade provinciali che attraversano i territori montani e collinari. A breve sarà presentato anche il piano neve. Gli operai dell'ufficio responsabile del verde pubblico del comune di Salerno, con il supporto di ditte esterne, stanno eseguendo da alcune settimane un importante programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino. Sono in fase di esecuzione gli abbattimenti di alberature censite come pericolose dopo la relativa perizia agronomica, le potature stagionali e la rimozione delle alberature secche. A Castel San Lorenzo oltre 272.000 euro per la riqualificazione delle strade comunali. Il comune ha approvato il progetto esecutivo degli interventi. Saranno interessate dai lavori via Noelle, via Don Gennaro e località Vigna della Corte. Prevista anche la sistemazione delle strade comunali alla località Tempa, a Genzano, alla Madonna della Stella e ad Olivella. Proseguono a San Valentino Torio i lavori per la sostituzione di apparecchi di illuminazione pubblica con l'installazione di nuovi apparecchi dotati di tecnologia LED di ultima generazione. Gli interventi permetteranno un notevole risparmio energetico per la città, che si traduce di conseguenza anche in un risparmio economico. Sono partiti a Monte Corvino Rovella i lavori nell'ambito del bando indetto dal GAL Colline Salernitane, grazie ai quali verrà riqualificata la struttura posta accanto all'istituto scolastico di Gauro. Nello specifico, l'intervento, oltre alla ristrutturazione, prevede l'adeguamento degli impianti, l'allestimento tecnologico per poterne fare un infopoint ed un punto di aggregazione per i cittadini della frazione. A breve l'amministrazione comunale di Salerno installerà in città le prime colonnine elettriche. Lo rende noto il presidente del consiglio comunale, Dario Loffredo. Le colonnine saranno posizionate prevalentemente lungo i principali assi viari e poi in alcuni parcheggi. A dicembre a Bronissi continuano le giornate della salute promosse dall'associazione Ippocrate con il patrocinio del comune. I prossimi appuntamenti sono in programma venerdì 2 dicembre, quando si terranno delle visite senologiche per le donne interessate. Mercoledì 14 dicembre saranno effettuate visite neurologiche. Sabato 17 dicembre sarà possibile sottoporsi a visite di chirurgia vascolare. Le visite si terranno presso i locali della Guardia Medica in via Berlinguer. Potranno accedere tutti i cittadini interessati, previa prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, al numero 389-155-57-51. Il Comune di Eboli, sottoscrivendo il patto per la lettura, proposto non solo alle scuole del territorio, ma anche a tutte le realtà associative e culturali del Comune, è riuscito a partecipare ed ottenere la qualifica del CEPEL, il Centro per il Libro e la Lettura, che lo ha inserito nell'elenco nazionale ufficiale delle città che leggono. Una qualifica non solo formale, ma che consentirà al Comune di partecipare a bandi di finanziamento e incrementare le risorse a disposizione delle manifestazioni culturali che abbiano il loro fulcro nella diffusione della cultura. L'amministrazione di Fisciano ha presentato la nuova misura varata per la concessione di agevolazioni sul tributo Tari anno 2022 per sostenere con atti concreti le famiglie in questo particolare momento di crisi economica. L'avviso riguarda la concessione di un'agevolazione sul pagamento della Tari in riferimento alla quota variabile delle utenze domestiche. Il Comune ha deciso di consentire un'agevolazione che va dal 10 al 36% di sconto sull'importo variabile della tassa sui rifiuti, che entrerà in vigore dalla prossima bolletta. Per accedere al contributo va inoltrata una domanda entro il 18 dicembre. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori aiuti anche per quanto riguarda il caro energie, lo ha assicurato il sindaco Vincenzo Sessa. Sì, abbiamo pensato, vista l'enorme difficoltà in cui riversano in questo momento le famiglie, le nostre famiglie, di consentire un'agevolazione che va dal 10 al 36% di sconto sull'importo variabile della tassa sui rifiuti, che entra in vigore dalla prossima bolletta. Questo consentirà un ulteriore respiro da parte delle famiglie. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori
ulteriori aiuti anche per quanto riguarda il caro energia, quindi su questa misura abbiamo messo circa 200.000 euro, ne metteremo altri anche sul caro energia per consentire alle famiglie del nostro territorio di avere un aiuto, un'agevolazione per cercare di superare questo momento difficile che sta attraversando tutto il Paese. L'assessore Franco Gioia ha dato ulteriori chiarimenti sull'agevolazione. Abbiamo fatto veramente un grande sforzo, mettiamo sul tavolo 201.000 euro come contributi sulla Tari. Abbiamo pensato di allargare un po' le maglie perché chiaramente la difficoltà è un po' per tutti, quindi abbiamo realizzato un programma che prevede quattro fasce di interventi con ISEE, quindi fino a 30.000 euro. Chiaramente questo contributo ha fatto una domanda entro il 18 di dicembre, quindi invito anche tutti i cittadini a recarsi presso CAF, patronati o i loro commercialisti per fare questa richiesta, perché veramente è una concessione di contributi molto importante che va da un minimo del 10% del totale a circa il 40% per le fasce più deboli. Quindi questa detrazione poi chiaramente va fatta sul tributo del 2023, quindi la tassa Tari del 2023 mediamente sarà più bassa di circa il 25-30%, si può dire sostanzialmente per tutti, perché con l'ISEE fino a 30.000 euro rientrano in questa agevolazione l'80-90% della popolazione, quindi credo che abbiamo fatto un grande sforzo. Poi stiamo mettendo in campo anche ulteriori forme di agevolazioni con contributi per quanto riguarda gli aumenti energetici che ci sono stati, quindi penso per settimana prossima saremo pronti anche per l'altra misura. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci dal Cilento, come sempre disponibile su vocidalcilento.it, ma anche sul canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi naturalmente al canale, oltre che sui social. Vi ricordo anche l'email info@vocidalcilento.it per interagire con la redazione. Grazie per l'attenzione, a presto.